Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano. Sono le 19.05, buonasera in studio Massimo Bonella per Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Ricordo che questa è la trasmissione di approfondimento giornalistico, sempre ogni settimana al martedì alle 19 su Radio Science TV, che risponde al sito internet radioscience.it in collaborazione con la testata pianetaoggi tv.net da Venezia, dove attualmente vi sto parlando. In collegamento Skype da Pordenone, o più precisamente da Cordenons, abbiamo Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro, che tra breve vi presenterà un importante ospite. Si parlerà di ufologia. Prima, come di consuetudine, vi ricordo quelle che sono le notizie più importanti, ecco, che, o meglio, le top news degli ultimi momenti. Allora, innanzitutto ci è arrivata una notizia che c'è stata una forte scossa di terremoto, si parla di un magnitudo 6.4 in Taiwan. C'è stata prima una fitta serie di scosse. Poi questa grossa, che ha fatto crollare addirittura un albergo, appunto registrata a magnitudo 6.4. Molte le persone intrappolate, anche in altri edifici danneggiati. Il terremoto registrato al largo della costa del nord-est del paese è stato avvertito anche nella capitale Taipei. Negli ultimi 3 giorni si erano verificate più di 20 scosse giornaliere. Un sismologo dell'Università Centrale aveva avvertito che l'isola entra in un ciclo sismico che durerà decenni. Quindi una notizia questa molto importante da approfondire nel corso delle prossime anche trasmissioni, o in altre trasmissioni di Radio Science TV. Poi ci spostiamo in Polonia. Il presidente polacco Andrzej Duda ha deciso di firmare la legge sulla Shoah e di mandarla alla Corte Costituzionale per un parere di conformità. La legge prevede fino a 3 anni di carcere per chi accusi la Polonia di collaborazionismo con i nazisti e indichi i campi di sterminio come polacchi quando la Polonia era invasa e annessa al Terzo Reich nel 1939. Diamo un attimo uno sguardo alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. Innanzitutto ci scusiamo con i nostri ascoltatori, perché c'è chi me l'ha fatto notare: se quando entrate nella home page, oramai purtroppo è un problema che persiste da diversi mesi, trovate una scritta di errore con una striscia rossa. Questo è indipendente dalla nostra volontà, diciamo, come direzione giornalistica di pianetaoggitv.net. Voi comunque entrate, andate ugualmente, senza farvi nessun problema, a consultare, a guardare, a visionare gli articoli, i video che ci sono delle nostre trasmissioni che vanno anche sul terrestre, eccetera, eccetera. La novità è, appunto, entrando quindi nel merito, a taglio primo trovate tutte quelle che sono le novità di Radio Science TV. Come sapete, questa emittente online All News Pianeta Oggi TV.net è in stretta collaborazione con Radio Science TV, emittente radio televisiva online di Treviso, editore Rosario Moreno, che è colui anche che conduce il notiziario. Questa novità, perché c'è anche questa notizia da darvi: da qualche giorno a questa parte ci sono questi notiziari, ben 3 edizioni al giorno. Un notiziario abbastanza scorrevole, flash, dove viene data la notizia più importante, quello che effettivamente al momento interessa all'ascoltatore o al telespettatore, perché poi questo notiziario va in onda anche nella versione radiofonica. Adesso trovate una delle ultime ultime edizioni, RST Science Notizie. A breve verrà aggiornata con l'ultima edizione, quella della sera. Poi si prosegue, si arriva a taglio primo medio ormai, processo trattativa Stato-mafia, chieste le condanne per gli imputati.
di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari, articoli molto importanti. Questo è un processo importantissimo che dovrebbe avere maggior risalto dai network nazionali, ne parlano solamente le emittenti locali o di rete. Poi ancora un altro articolo, trovate a metà homepage, trattativa di Matteo cercato la verità con orgoglio nel rispetto della legge di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Poi ancora Mafiastato, l'asse Reggio Calabria Palermo, e quindi si prosegue sempre con questi approfondimenti, con questi articoli che ricordo sono estrapolati dalla testata giornalistica antimafia2000.com di Palermo, diretta da Giorgio Bongiovanni, che abbiamo anche questa importantissima collaborazione con Palermo. Dunque, un altro articolo ancora in primo piano, era in primo piano qualche giorno fa, processo trattativa, chieste le condanne per gli imputati. E quindi ecco, abbiamo poi riproposto questo articolo perché sono molto importanti, è un momento a nostro avviso anche sì, importante ma anche storico, perché io credo che mai le indagini su questo cancro mafia siano andate così in profondità. Dunque, seguiteci alle 19:11, non mi resta che restituire la linea ad Alviano Appi per la conduzione di Pianeta Oggi Mente del Mondo, la conduzione dell'intervista a un bravissimo e importante relatore che vi parlerà di ufologia. Tra l'altro se ne parlava anche stamattina su Rai 1 in una nota trasmissione dove mettono in evidenza la pace, cioè il, come dire, che questi extraterrestri insomma sono pacifici, altrimenti ci avrebbero conquistato da quel dì, insomma, ecco. Bene, è una notizia insomma anche che fa piacere, merita poi essere approfondita. Tra altre cose io ricordo che prossimamente parleremo anche di una situazione abbastanza preoccupante, il famoso piede di serpente alla centrale Chernobyl. Magari dopo, se il nostro relatore vuole dirci qualcosa, se avanza un po' di tempo, perché c'è stata ancora gli anni che furono, quando c'è stato l'incidente a Chernobyl, una colata praticamente radioattiva dal reattore e ha formato come un piede di serpente, che praticamente c'è una radioattività elevatissima, che è una cosa incredibile. Dopo pochi minuti uno muore praticamente se arriva lì vicino a questa sostanza. Se ne è parlato quasi mai, io non ho mai sentito, ecco, di questa cosa, me ne sono accorto giorni fa perché me l'ha fatto notare un mio collega, quindi ecco, sarebbe interessante approfondire anche quell'aspetto là. Insomma, vi ho dato anche un po' di, come dire, carne al fuoco. Allora, Alviano, a te la linea, noi ci sentiamo al termine per eventuali aggiornamenti sul terremoto che ha colpito Taiwan. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera siamo ad approfondire il tema della visita extraterrestre, un tema che noi tocchiamo più volte, per l'importanza che ha, non tanto lo facciamo per un esercizio così di carattere scientifico, sebbene può essere molto importante, ma primariamente lo facciamo per un'esigenza, come dire, di carattere spirituale, morale, etica. Cioè, cosa voglio dire? Che per quanto da noi approfondito, grazie allo studio, alla ricerca, alla documentazione portata da alcune persone, tra cui l'ospite di questa sera, anzi forse grazie all'ospite di questa sera in primis, la visita extraterrestre ha prima di tutto un'importanza sui piani sopracitati della spiritualità, dell'etica, della morale, e poi anche una ripercussione su come è fatto il cosmo, su come è strutturata la vita, su come si evolvono le civiltà. Ma prima di tutto la visita extraterrestre è portatrice di concetti di amore, di rispetto, di cooperazione, di armonia tra tutti gli esseri viventi, di tutti i mondi e nei mondi di tutte le dimensioni, minerale, vegetale, animale, umana, eccetera. E stasera affrontiamo il tema dal punto di vista, cerchiamo di affrontarlo dal punto di vista scientifico, cioè
documentaristico, per quanto uno strumento come la radio ce lo possa permettere, cerchiamo di affrontare il tema dei dati ufficiali che sono già in possesso delle autorità a tutti i livelli planetari, però queste informazioni ufficiali in grande abbondanza o ci vengono taciute o ci vengono date col contagocce o vengono dette contemporaneamente smentite da tesi e controtesi e noi continuiamo a viaggiare in un mare ignoto. Allora, con Pier Giorgio Caria, che ringrazio per aver dato la sua disponibilità, stasera affrontiamo il tema con questa angolazione. Allora, caro Pier Giorgio, grazie del tuo intervento. Grazie a voi, Alviano, di darmi la possibilità di parlare di questi argomenti importantissimi, per quanto ritenuti dalla maggior parte delle persone argomento di hobby oppure sciocchezze. Ecco, esattamente. Allora, la prima cosa che io sono a chiederti, forse potremmo partire dall'inizio con una tua esperienza personale in questo ambito. Tu sono tantissimi anni, saranno una trentina d'anni di queste cose, ma tu hai nei primi tempi tu hai avuto un'importanza per quanto riguarda le informazioni ufficiali, tu hai avuto un'importante esperienza in Unione Sovietica con piani militari, con piani di servizi segreti, eccetera. Puoi raccontare un attimo che cosa è successo a quel livello quella volta? Ma in Russia, intanto saluto e ringrazio non solo te, Alviano, tutti i ragazzi che organizzano il programma, saluto coloro che stanno ascoltando questa trasmissione. Allora, in Russia negli anni 90, poi vabbè, ci sono andato anche abbastanza di recente, sempre per gli stessi motivi, abbiamo avuto, grazie alla missione che porta avanti sin dal 1989 Giorgio Bongiovanni, abbiamo avuto la possibilità di avere contatti di altissimo livello sia con personale militare, sia con personale dell'intelligence, con i cosmonauti russi, con personaggi politici di primissimo livello e con lo stesso scienziati che in Russia comunque si occupano di questi temi. Per cui le esperienze sono state tantissime. Quello che noi abbiamo potuto appurare, Alviano, è che tutte queste persone sanno, i cosmonauti avevano avuto varie anche esperienze che poi ufficialmente non possono divulgare perché sennò rischiano il posto di lavoro o addirittura cose peggiori, ma che sanno tutti. Chi non sa è il popolo, la massa che affida la propria istruzione o la propria informazione a dei media che sono collusi col sistema, che mentono, che tacciono, che tergiversano, che ingannano sulla verità delle cose, perché il potere che gestisce e ha in mano la situazione economica dei media e di conseguenza anche quello che i media possono o non possono dire è che bisogna tacere su questa realtà. Sono stato ad esempio all'interno di una base nucleare russa, una base gigantesca, una vera e propria città, a circa 2 ore da Mosca. Il comandante prima ci ha fatto contattare attraverso un capitano della sua base, perché praticamente in quel periodo avevamo una collaborazione con un programma russo che si occupava di questi temi. Il comandante vide il programma e capì che noi avevamo informazioni di un certo rilievo sul tema della presenza extraterrestre, per cui ci invitò alla base a tenere una conferenza ai militari e alle loro famiglie, perché erano molto preoccupati dalla presenza di questi oggetti sconosciuti, di questi velivoli strani che sorvolavano spesso e volentieri i silos di lancio dei missili nucleari, su cui loro avevano tentato con la contraerea di cacciarli, ma
se ci diceva il comandante, se gli avessimo tirato caramelle o coriandoli sarebbe stata la stessa cosa. E quindi il comandante chiese allo Stato Maggiore, che gli disse e gli rispose che lui non aveva l'autorizzazione a livello di segretezza dove era custodita questo tipo di informazione, però gli dissero: non ti preoccupare, non c'è nessun pericolo, non sparargli più. Però il comandante ci disse: sì, va bene, però dice, ho ricevuto questa risposta, ma comunque noi siamo preoccupati perché vediamo oggetti sconosciuti sorvolare la parte delicatissima dove sono custoditi i missili nucleari, certo. E quindi siamo preoccupati, abbiamo visto il programma, abbiamo capito che voi ci comprendete, quindi per questo vi abbiamo chiamato qui. Quindi il comandante stesso della base ci ha testimoniato che i dischi volanti sorvolavano i silos di lancio. In un'altra occasione avemmo modo di scoprire che in realtà sin dai primi viaggi i servizi segreti russi ci monitoravano. Alla fine si sono presentati nella persona di un giovane tenente colonnello del KGB, del KGB, che poi in realtà ormai si chiamava, essendo caduto il comunismo, FSB. Comunque di fatto il KGB con una nuova etichetta, con un nuovo nome. E dopodiché gli facemmo la domanda, dopo aver avuto non solo questa esperienza che già vi ho detto, ma anche altre testimonianze avute sempre da personale di altissimo livello, anche militare, che quindi dicemmo: ma se tutti sanno, perché non rivelate, perché non dite la verità? E questo tenente colonnello ci rispose: perché se noi dicessimo la verità cambierebbe il modo di vita di tutti i paesi, cioè cambierebbe il sistema, e il sistema non può cambiare, quindi l'industria bellica deve continuare a fare immensi fatturati sulla pelle dei poveretti, l'industria farmaceutica deve continuare a vendere i suoi veleni, l'industria petrolifera deve continuare a inquinare il mondo, le religioni devono continuare a dominare i popoli attraverso il dogma e l'ignoranza, e tutto questo sistema non può cambiare, il mondo della finanza deve continuare a spacciare in giro di qua di là le sue monete fiat che non valgono nulla, che valgono solo perché noi accettiamo di usarle, che tra l'altro poi ci fanno collassare attraverso la grande truffa del debito pubblico, e quindi tutta questa situazione non può cambiare, per cui siccome se rivelassimo la verità cadrebbe tutto questo, non la diciamo. Ma la risposta allora, più chiara e semplice di questa credo non ci possa essere. Senti, avremo modo anche di approfondire ancora un po' questo tema, ma voi da questa prima importantissima visita siete ritornati con del materiale, delle interviste, siete in possesso di qualche cosa proprio di dichiarazioni di persone di alto livello? Noi abbiamo avuto tantissime testimonianze che abbiamo pubblicato tutto. Poi a un certo punto i rubinetti dell'informazione si sono chiusi, perché quando gli americani attraverso Yeltsin prendono potere sulla Russia, riuniscono tutti e dissero: da oggi basta parlare, non si parla più, e quindi non riuscimmo più ad avere questo tipo di affermazioni, ma già avevamo avuto tutte le conferme necessarie per capire che anche il governo russo, come quello americano, sapeva benissimo di questa realtà. Per cui tante interviste, tantissimo materiale che abbiamo acquisito in quegli anni è stato ampiamente pubblicato nella nostra rivista che facevamo all'epoca, che si chiamava UFO la visita extraterrestre, a cui erano allegate delle videocassette, il vecchio formato VHS, nel quale si possono appunto ascoltare le interviste ai cosmonauti, le interviste ai generali, si possono vedere i filmati e il materiale fotografico che ci è stato dato, si possono ascoltare le testimonianze dei cosmonauti che hanno vissuto esperienze. Abbiamo pubblicato tutto, Alviano. Benissimo. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato nulla, perché alla fine il problema più grande non è avere l'informazione. Quindi le persone prima dicono: non ci credo, poi di fronte all'evidenza dicono: vabbè, ma tanto io non posso fare nulla, quindi non cambia niente. Beh, noi siamo qui comunque per dare una possibilità, e allo stesso tempo sappiamo che una possibilità di conoscenza è anche una responsabilità, a chi ci ascolta di cercare di capire, approfondire questa importantissima informazione, perché come dicevo prima e come
per chi va a seguire le tue conferenze, si comprende benissimo che è portatrice di valori essenziali per la vita nel nostro pianeta e per quanto riguarda personalmente l'anima di ognuno di noi. Io adesso, per rimanere nel campo delle informazioni che le persone possono raccogliere e devono sapere. In Italia, per esempio, stando nel nostro paese, ci sono casi in cui l'ufficialità ha detto sì, noi siamo a conoscenza che esistono esseri che ci stanno visitando. Abbiamo materiale di questo tipo? Ma posso ricordare lo straordinario e pionieristico lavoro fatto dal console Alberto Perego, che dopo essere stato testimone in prima persona di questa realtà, fece tutte le sue ricerche, scrisse vari libri dove spiegava, diciamo, a livello di geopolitica internazionale quello che questi esseri facevano, e scrisse un corposo dossier che inviò all'allora, credo, ministro della difesa Giulio Andreotti, che penso più o meno tutti conoscete, e praticamente il console Perego dimostrò chiaramente che questa aviazione extraterrestre è nei nostri cieli. Dopodiché lo stesso Andreotti istituì un reparto dell'aeronautica militare italiana che doveva archiviare tutti i casi di segnalazioni di avvistamenti di UFO. Ora, se un uomo, un personaggio in politico della enorme importanza che ha avuto per la storia d'Italia, Giulio Andreotti, risponde al console Perego che gli manda questo corposo dossier che parla proprio della presenza extraterrestre, non solo non gli dice sei un pazzo scatenato, ma gli dice grazie console, il suo lavoro è estremamente importante e interessante. Poi lo stesso Giulio Andreotti nel 1978 istituisce questo reparto dell'aeronautica che deve archiviare i casi di avvistamenti UFO. Io non credo che un uomo di governo risponda a un console in questo modo, invece che dirgli sei un pazzo scatenato, ma che cavolo mi scrivi, lo ringrazia dicendo che il testo è molto interessante, addirittura poi impegna delle risorse umane ed economiche per archiviare i casi di avvistamento. Per cui, Alviano, certo, l'ufficializzazione dell'autorità, che sia un importante uomo politico, che sia il Presidente della Repubblica, piuttosto che uno scienziato di fama italiana o di fama internazionale, questo, amici miei, non vi illudete, non accadrà mai, ma vi sono comunque azioni fatte da personaggi all'interno del mondo della politica che indicano chiarissimamente che questa realtà è vera, al di là poi di tutte quelle che sono le esperienze dirette e le testimonianze che esistono nel mondo, che sono un numero enorme. Quindi oggi, oggi chi dice non credo agli UFO lo dice perché è disinformato, perché è condizionato nella sua mente dalla disinformazione dei media, ma non perché abbia fatto una ricerca, perché nel momento in cui facciamo ricerca scopriamo la verità. Questo è successo a me, questo succede e accade a chiunque dica la verità. Posso citare l'ex ministro della difesa canadese Paul Elie, che va in giro per il mondo a tenere conferenze e programmi televisivi dicendo gli extraterrestri sono qui e i governi mentono. L'ha detto l'astronauta lunare Edgar Mitchell, che il governo americano occulta questa verità. Lo dicono i documenti straordinari che possiedo io, grazie alla legge sulla libertà di informazione, usciti quindi dagli archivi americani, dove si evince chiarissimamente, al di là di ogni dubbio, che gli Stati Uniti d'America possiedono navicelle extraterrestri addirittura dal 1941, quindi 6 anni prima che nascesse l'ufologia ufficiale. Questo è lo stato di cose. Ma se la gente tiene la testa sotto la sabbia come gli struzzi, o pur vedendo dice ma tanto io non ci credo, beh, questo non è un problema mio, lo lascio alle persone. Però sta accadendo, sì. Alviano, questa realtà prima o poi si affaccerà e imporrà la sua meravigliosa potenza a tutto il pianeta Terra. C'è solo da aspettare ancora un poco. Ecco, diciamo che da quello che ho potuto seguire io dalle tue conferenze,
ampiamente documentate, devo dire, e di nuovo rinvio a chi ci ascolta di andare a sentire su, già su YouTube si possono trovare tantissime tue conferenze. Guarda, Diano, scusa se ti interrompo, stasera sì, ho un appuntamento più tardi perché c'è a Milano un giovane australiano che sta vivendo delle esperienze, sta filmando delle cose veramente importanti. Vi metto in chat su Skype, vi metto una immagine di un disco volante filmato da questo signore, quindi tutto va avanti, tutto procede, mentre la stragrande maggioranza della società civile ignora completamente di un fatto così grandioso che, se fosse accettato dalla maggioranza della società civile, risolverebbe in pochissimo tempo tutti i gravissimi problemi che abbiamo, compreso quello del debito pubblico. Pensa un po' che bravi che sono sti extraterrestri. Vediti ecco l'immagine che ti ho mandato in chat, Alviano, e vedrai che bel disco volante filmato da questo ragazzo australiano che è in Italia con la sua compagna. Diciamo che queste testimonianze di persone che hanno visto anche a migliaia, sia in Italia sia nel mondo, ci sono state negli anni 40, 50, specialmente negli anni 50 e anche 60, e continuano a tutt'oggi. Sicuramente ci sono anche proprio articoli di giornale, che moltissimi, che testimoniano queste cose. Ma io ti volevo chiedere adesso che ci sono anche delle, cioè questi esseri, quando diciamo hanno sentito il bisogno di imporsi in qualche modo, tra virgolette, userei la parola imporsi all'attenzione dell'umanità, dopo l'uso delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, cioè ci hanno dato un momento per prepararci alla loro visita, hanno dato delle scadenze, hanno dato delle cose, questo è documentato, questo si può trovare, hanno dato un quadro della loro filosofia proprio, no? E ecco, io ti vorrei lasciare parlare qualche minuto su questa cosa per chi ci ascolta. Certo, sono partiti quasi in parallelo i programmi di contatto attraverso delle ovvie delegazioni diplomatiche che hanno chiesto ai poteri del mondo un incontro per organizzare il grande contatto cosmico, ma questi contatti che sono accaduti in Oriente, in Occidente, a Nord e a Sud, di fatto non hanno sortito alcun effetto, perché tutti i poteri del mondo, comprese le religioni, hanno detto che questo contatto a loro non interessa, cioè non vogliono cambiare. Il potere non vuole cambiare, Alviano. Ce lo disse già 500 anni fa Giordano Bruno, quando di fronte al Tribunale dell'Inquisizione disse: che sciocco che sono stato pensare che il potere potesse riformare se stesso. Quindi il potere è potere e rimane tale, a costo di distruggere l'intero pianeta e l'umanità che vi sta sopra. Quindi il potere non si riformerà. Quindi questi esseri parallelamente hanno avviato un secondo programma di acculturamento, ovviamente più debole e meno diciamo efficace, che è quello di contattare persone disponibili e attraverso queste persone diffondere nel mondo la loro filosofia, la loro cultura e il perché loro sono qui, cioè chi sono, perché vengono e cosa vogliono. E quindi nasce il fenomeno del contattismo, già dai primissimi anni 50 diviene famoso, per quanto già i contatti erano in essere sin dagli anni 30, abbiamo ampie dimostrazioni di questo, ma diventano ufficiali nei primi anni 50, quindi George Adams, Howard Menger, Eugenio Siragusa, Dino Craspedon, George Van Tassel, ce n'è una pletora enorme in quegli anni di personaggi che hanno portato nel mondo non solo documentazione filmata e fotografica straordinaria, ma tutta la loro filosofia, tutta la loro spiegazione del perché loro sono qui e dei gravissimi rischi alla quale l'umanità sarebbe andata incontro nel corso degli anni per le nostre assurde e folli decisioni. Ma purtroppo le persone che si sono risvegliate sono state poche, tantissime hanno letto, tantissime hanno visto, Alviano, ma la maggior parte non ce la fa a cambiare vita, cioè rimane prigioniera nell'alveo di quello che è un sistema aberrante che fa le guerre, che distrugge il pianeta, che ci fa sputare sangue con le tasse e con tutto
tutta una serie di gabelle il cui unico scopo è quello di mantenerci in uno stato di schiavitù, perché il denaro è un prodotto umano, quindi non ci può essere una crisi economica se il denaro è un prodotto umano. Quindi questo significa che le crisi economiche sono indotte dai potenti del mondo per mantenere la società schiava all'interno di un ciclo demoniaco dove nessuno riesce a alzare la testa e a vedere quello squarcio di cielo dalla quale esce una mano misericordiosa che ci vorrebbe aiutare. Sì, diciamo che per testimoniare anche un poco a livello fattivo, poi ti chiedo un'altra cosa, ma so che questi esseri hanno dato un tempo di 50 anni e dopo stanno facendo anche delle azioni in cui è difficile dire non c'è nessuno, vengono bloccati degli aeroporti, vengono, esatto. E non è un caso, ecco, nel senso che ci sono molti esempi, a parte il fatto che si possono trovare testimonianze di generali tempo fa, quando c'era diciamo più libera informazione su questo tema, che dicono noi sappiamo che esistono questi esseri e che non sono tra l'altro pericolosi. Certo, Alviano, ma la verità si può trovare, il problema è che le persone non cercano, si affidano e delegano ai media corrotti, bugiardi e venduti al demonio, si affidano a loro, tranne ovviamente casi come il vostro, ma piccoli media, ma i grandi media di massa sono tutti collusi col sistema e mentono tutti. Io nelle conferenze faccio una domanda molto semplice, Alviano, senza dover andare a scomodare le civiltà extraterrestri. Io chiedo alle persone, alzi la mano in mezzo al pubblico, chi mi sa spiegare da dove deriva il debito pubblico? Non lo sa nessuno, Alviano. Allora io dico, ma se non sapete manco da dove viene lo spaventoso debito che sta distruggendo l'Italia, ma voi siete già persone fallite, non avete nessuna speranza, perché un uomo che ha un essere umano che ha un debito di migliaia di euro e non sa dove viene, quindi non riesce a gestirlo, quello è fallito. Quindi altro che sapere di extraterrestri, Alviano, noi non sappiamo manco l'ABC della nostra società, noi ci siamo talmente folli e talmente mentecatti che pensiamo che esista il signor Stato o la signora Equitalia o la signora Banca, esistono uomini, Alviano, e basta. Quindi ciò che vedo io non sono istituzioni che schiavizzano uomini, sono uomini che schiavizzano altri uomini, quindi ci sono uomini che si arrogano il diritto di decidere della vita di altri uomini, nascondendosi dietro delle invenzioni che sono il signor Stato o la signora Equitalia, ma non sono mai esistiti il signor Stato e la signora Equitalia, non li ha mai conosciuti nessuno, esistono solo uomini, le istituzioni Bravissimo. Sono fatte da uomini, e quindi ci sono uomini che si arrogano il diritto, lo ribadisco, di uccidere, perseguitare, schiavizzare, torturare, far fare una vita infame a milioni e miliardi di esseri umani. Questo è quello che accetta la società civile, che non sa manco perché c'è il debito pubblico. Ma allora che ci spiegano sti media? Chi ha ammazzato la tizia? Chi ha fatto a pezzi la ragazzina? Chi ha sparato all'extracomunitario? Questo ci dicono. Ma questo cosa apporta nella nostra vita, se non odio, paura, spavento, mentre noi siamo vittime di uomini corrotti che ci tolgono il nostro lavoro, ci tolgono la nostra vita. Questa è la realtà dei fatti. Altro che andare a cercare di capire perché la gente non crede agli extraterrestri, quando non sa manco perché cammina per strada o perché esiste. Sì, io ho molto piacere e sarebbe bello anche fare un'intera trasmissione, spero che ce ne sarà la possibilità con te, di toccare proprio questo tema. Noi parliamo e tu fai molte conferenze sulla presenza extraterrestre, semplicemente per il fatto che intanto è una verità, secondo è una verità che viene taciuta, e già cominciamo a percepire che c'è qualche cosa che non funziona su questo mondo. Scusa Alviano se rido, qualcosa che non funziona, ma qui non funziona nulla, a partire dalla testa delle persone, qui non funziona niente, va tutto male e non se ne accorge nessuno.
Questo è il problema. Fu chiesto nel lontano 1967, fu contattato un facoltoso uomo d'affari olandese che era nel consiglio di amministrazione di una grande multinazionale dell'automobile. Gli extraterrestri chiesero a questo ricco signore: senta, signor Bers, ci può spiegare come voi potete dormire sonni tranquilli quando nei vostri arsenali esistono migliaia di missili nucleari? Questo signore, un po' imbarazzato, rispose: ci siamo abituati a convivere con qualcosa che non può essere cambiato. Come? Gli domandano gli extraterrestri. In che senso qualcosa che non può essere cambiato? Non può essere cambiata la legge di gravità? Non può essere cambiato che il fuoco brucia? Non può essere cambiato che l'acqua bagna? Sono leggi prevalenti della natura, l'uomo non ha nessuna autorità su di esse, non può fare un decreto il signor Gentiloni o il signor Mattarella, il presidente, e da domani non si muore più. La legge della vita ci impone quella. Quindi se voi avete fatto le armi nucleari, non è un fatto di una legge universale, è un fatto umano, quindi così come l'avete fatto lo potete disfare. Che significa abituarsi a qualcosa che non può essere cambiato se l'avete fatto voi? Quindi capisci la demenza dell'essere umano, che accetta di essere perseguitato da qualcosa che non esiste, che si chiama il signor Stato. Ma il signor Stato non c'è, esistono nomi e cognomi di persone che sono dei farabutti e ancora stanno lì a prendere alte percentuali di consenso, quindi è la testa dell'uomo che non va, altro che gli extraterrestri, poveracci, sono qui per cercare di darci una mano, ma noi abbiamo problemi gravissimi, Alviano, noi non sappiamo, lì il cittadino medio non sa perché c'ha un debito pubblico. Non lo sa e nemmeno cerca di saperlo, lo accetta così, supinamente, come se fosse una volontà di Dio. Questa è la testa delle persone che io disperatamente cerco di aprire parlando di tutte queste cose. Ma e non sa nemmeno che l'ha già pagato e strapagato quel debito pubblico. Certo, abbiamo 2.400 miliardi di debito pubblico e ne abbiamo già restituito i 3.000, ma il debito pubblico non si potrà mai ripagare perché è una truffa. È una truffa spaventosa e tutti l'accettiamo così, solo perché c'è il signor Stato che ci dice che purtroppo bisogna fare sacrifici. Ma ve lo presentate questo signor Stato? O andiamo a vedere se le persone che in realtà si occultano dietro il dito chiamato signor Stato sono dei corrotti o se sono persone oneste? Questa è la verità di questa società. Senti Pier, noi siamo arrivati, abbiamo superato un poco il tempo a nostra disposizione. Fammi dire allora, Alviano, una cosa velocissima. Sì. Io invio alle persone gratuitamente 18 libri in formato elettronico a chi me ne fa richiesta, scrivendomi alla mail info@piergiorgiocaria.it. Perché senza studiare non si possono capire queste cose. Quindi sono 18 libri preziosissimi che aiuteranno le persone a capirci un po' di più. In più ho un canale YouTube che si chiama Pier Giorgio Caria 59, che è il mio anno di nascita, dove ci sono tantissime conferenze e tantissimi documenti che possono essere visionati e che sicuramente possono aiutare anche questi a capire. Guarda, molte grazie e di questo giro a 360 gradi su quello che è lo stato delle cose al giorno d'oggi. Noi speriamo di aver comunque messo un seme nella mente e nel cuore di almeno alcuni dei radioascoltatori. Ti lascio. Ringrazio chi ci ascolta e ripasso la linea a Massimo Bonelli. Grazie. Buonasera. A voi Alviano, scusate se un po' mi scaldo, ma questi sono argomenti importanti e spero che le persone vi ci dedicano un po' di attenzione, perché ne va del nostro futuro, che è comunque molto importante. Grazie, un caro abbraccio a tutti voi. Ecco, Pier Giorgio. Sì, dimmi Massimo. Ecco, ti prendo un attimo al volo, chiedo un minuto. Si chiama zampa di elefante, non si chiama piede di serpente, quello di cui parlavi di Chernobyl. È la solidificazione del cuore del combustibile nucleare di Chernobyl, che è colato, fuso una volta che il sistema di raffreddamento è esploso, è colato, fuso attraverso varie condutture fino a che si è solidificato e ha formato questa specie di piede gigantesco che uccide un uomo in 300 secondi, 5 minuti e sei morto se stai vicino a questo ammasso di materiale super radioattivo solidificato.
Ecco, infatti, ecco, ti ringrazio per questa precisazione perché mi hanno informato così, come dire, per sommi campi, e volevo un attimino capire meglio questa cosa. Esatto. Io solo una domanda ti faccio così al volo, chiedo appunto un minuto o due alla regia, che stasera vedo che di turno è Ugo da Modena. Allora, sembra, almeno questa è la mia impressione, tu correggimi se sbaglio, che all'estero ci sia più apertura da parte dei media su questa materia inerente all'ufologia. Certo, dove c'è chiusura, Massimo, sono tutti i paesi NATO che sono il Cadreghino, leccapiedi degli Stati Uniti d'America. Ma in Sud America, ad esempio, c'è il CEFA, che è un organismo dell'aviazione militare cilena che fornisce gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta addirittura i montaggi con gli audio delle foto, filmati e audio dei piloti che avvistano dischi volanti. Quindi un mondo completamente diverso. Purtroppo i latinoamericani nello scacchiere mondiale contano meno di zero, cioè non hanno influenza sulla politica dell'impero di cui noi facciamo parte. Sempre dicendo che anche noi contiamo meno di zero, siamo i servi del padrone di oltreatlantico, non facciamo niente in Italia, addirittura facciamo delle azioni masochiste contro di noi stessi, come è stata la guerra in Libia. La Libia era un importante partner commerciale italiano e purtroppo la NATO ci ha costretto ad andare a bombardare coloro che ci davano lavoro. Quindi pensa che follia c'è in coloro che stanno in Parlamento, che dicono di rappresentarci, ma non rappresentano nulla tranne che i loro interessi personali e del padrone che li paga, non certi quello del popolo italiano che da sovrano è diventato un mendicante e un pezzente. Questa è la realtà. Quindi Ecco, ci io. sono luoghi. Io ho fatto ad esempio in Turchia anni fa, sono stato ospite di un importante programma nazionale. Con me in studio c'erano grandi ricercatori come Erik von Däniken, Jaime Maussan, Nick Pope inglese, e abbiamo parlato senza nessuna censura e senza nessun imbecille, come ho visto in questi giorni a Canale 5, disinformato, malinformato, o pagato per fare così, a fare un contraddittorio senza senso e senza capo né coda quando non hanno mai fatto uno straccio di ricerche. Abbiamo fatto un programma di oltre un'ora e abbiamo parlato liberamente di questa realtà che è nel nostro mondo. Quindi c'è più apertura nel resto del mondo, ma qui siamo sotto il gioco del padrone, quindi bisogna tacere, bisogna negare e bisogna assorbirsi quelle porcherie di film che escono da Hollywood, dove gli extraterrestri sono sempre ragni schifosi o altri personaggi poco raccomandabili, quando invece di poco raccomandabile in questa parte della galassia c'è solo quello che abita il pianeta Terra, cioè l'essere umano. Ecco, è questo che mi interessava a sapere, sei stato molto esauriente, ti ringrazio, anzi ti propongo, che è un'idea che ho da tempo, di poter magari, ecco, pubblicare proprio su pianetaoggitv.net, come tu penso saprai, io ho la categoria, specifica sull'ufologia, ecco, qualche tua conferenza, qualche tua intervista che hai fatto in giro anche all'estero, prendendola dal tuo canale YouTube, questo Certo, al fine di. Massimo, fai Ecco. come tu credi meglio, sei un caro amico, collaboriamo da anni, per cui c'hai via libera. Questo, ecco sì, al fine di amplificare questo messaggio. Ti ringrazio moltissimo. Io di te sì, ho un bellissimo ricordo dai, credo, i primissimi anni 90, dunque proprio giù nelle Marche, una sera dopo cena. E dunque. Anzi, non l'ho mai fatto, Massimo, ti faccio i complimenti perché da un'iniziativa prettamente amatoriale sei diventato un bravissimo professionista, una voce importante comunque che diffonde queste verità e oggi lo fai con il tuo network a livello nazionale. Quindi vivissimi complimenti per la tua dedizione, la tua passione che ha dato ottimi risultati. Guarda, ti parlo anche a nome del collega amico Rosario Moreno che abbiamo, come dire, messo insieme le forze. Ecco, le porte sono aperte, a te, a voi tutti, lì dell'associazione, del centro ricerche. Ecco, qualsiasi cosa, trovate le porte assolutamente, anzi, no, aperte, spalancate, possiamo dire, Pier Giorgio. Grazie, grazie veramente. Spero di risentirti ancora più volte qui su Pianeta Oggi Mente nel Mondo, anche su Pianeta Oggi Report, che è il programma quello televisivo. Ti auguro una buona serata, buon lavoro e a presto. Io mi congedo Grazie qui. Massimo, grazie a te, grazie a Rosario, grazie a tutti gli altri ragazzi. Un caro saluto a tutti voi.
Bene, ecco, conferenze, programmi, interviste che andranno anche poi diffuse su Saius TV, perché a Treviso c'è anche la versione radio, televisiva di Radio Saius, non per questo si chiama RST, e ecco, questo lo dico anche per ricordarlo ai nostri ascoltatori che a volte mi chiedono un po' come siamo organizzati, eccetera. Grazie ancora, io ringrazio anche Albiano Appi per queste domande molto pertinenti alla materia, ringrazio alla regia a Modena Ugo Moreno, io mi congedo da voi gentili ascoltatori, vi ricordo solo che tra pochi minuti, intorno alle 20, sull'emittente terrestre Teleidea Toscana, Teleidea Chianciano, potremmo chiamarla ora Teleidea Toscana perché grazie al 190 riesce a farsi vedere con ottima ricezione in tutta la regione toscana, non solo, anche sconfinando ampiamente in Umbria. Ecco, ci sarà il settimanale Pianeta Oggi Report, che per chi ci ascolta sull'Alto Adriatico, in Friuli Venezia Giulia, Veneto Orientale, Istria, Croazia, ecco, domani sera ci sarà su video Telecarnia, canale UHF, MUX UHF 46. Posso dire una cosa veloce, Massimo, prima che chiudi? Per chi volesse essere informato sugli appuntamenti che tengo personalmente in giro per l'Italia, io ho una pagina Facebook che è Eventi Pier Giorgio Caria, quindi sarò dalle vostre parti a febbraio, quindi chi volesse partecipare a conferenze e seminari dove parlo di queste importantissime tematiche si può informare attraverso questa mia pagina Facebook sugli eventi. Grazie ancora. Benissimo, allora ecco, questa è una bella notizia e ci potremo quindi vedere presto, Pier. Senz'altro. Bene, 19.51 è tutto da Radio Saius TV, Pianeta Oggi TV in collaborazione, Massimo Bonella vi saluta e vi auguro un buon proseguimento con la nostra avete programmazione. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.